Bentrovati da Gerardo Paterna per RTV. Oggi siamo a Roma, alle spalle di Piazza Navona, in un bellissimo palazzo storico, il Palazzo Sforza Cesarini, ospiti di Marco Rognini, amministratore delegato del Metropolitan Market Center Engel & Völkers di Roma. Ciao Marco e grazie per averci accolti. Grazie a voi per essere venuti a Roma a trovarci e a visitare, oltre a questa bella città, il nostro Metropolitan. È sempre un piacere. Partiamo subito con una piccola curiosità. Ma è vero che siete l'agenzia immobiliare più grande d'Italia? Grazie per questa domanda. Il Metropolitan Market Center in effetti è l'agenzia col maggior numero di agenti concentrati in un'unica struttura, assolutamente sì, posso confermare. Possiamo dare qualche numero vero però, eh? Assolutamente, mai bugie, non fanno parte del mio DNA. Oggi noi abbiamo 193 agenti operativi in questa struttura, oltre a uno staff di 32 dipendenti, quindi a supporto delle attività dei singoli agenti, suddivisi in 8 team di lavoro. E complimenti, complimenti. Veramente, oltretutto c'è una struttura veramente bella. Poi inseriremo e vedrete delle immagini bellissime di queste volte affrescate, queste sale popolate da tanti agenti immobiliari. Passiamo subito allora al cuore di questa intervista. Oggi siamo qui per parlare di reclutamento. Engel & Völkers sta cercando consulenti immobiliari da inserire in questa struttura. Ci sono anche tante altre aziende, competitor, che stanno premendo sull'acceleratore, no? Stanno cercando agenti immobiliari. Allora, perché un agente immobiliare dovrebbe scegliere Engel & Völkers rispetto ai competitor? Allora, sicuramente il mercato immobiliare ha cominciato a risvegliarsi già dallo scorso anno, quindi è abbastanza naturale che le strutture cerchino di crescere e di ingrandire. Noi abbiamo lanciato un progetto molto importante. Roma è figlio di altri metropolitan nati negli anni precedenti, il primo a Barcellona, per il quale abbiamo strutturato un concetto completamente diverso di agenzia immobiliare, dove i nostri clienti in realtà sono gli agenti immobiliari. Quindi abbiamo creato una piattaforma a supporto e al servizio ovviamente degli agenti immobiliari. Il perché scegliere Engel & Völkers, ci sarebbe da parlarne a lungo di tanti fattori, ma non voglio assolutamente annoiare nessuno. Quello che è sicuramente importante è che il Metropolitan Market Center, come dicevo, è una piattaforma che nasce al supporto dell'attività degli operatori. Non cerchiamo necessariamente operatori immobiliari con già esperienza, inseriamo persone sia con esperienza, quindi che hanno un proprio background, ma anche persone che vogliono intraprendere questa attività per la prima volta nella loro vita. Quello che però cerchiamo come requisito sempre, a prescindere dall'esperienza o no, è la passione e la voglia per il lavoro, e in modo particolare per questo tipo di lavoro, perché riteniamo che chiunque possa raggiungere risultati importanti se guidato, spinto da una buona passione, da una buona energia, da una buona voglia di raggiungere obiettivi sempre più importanti. Secondo te è da tutti lavorare in un mercato di nicchia come quello del lusso? Ma non è da tutti, soprattutto se parliamo a livello di brand, perché Engel & Völkers, che quest'anno compie 40 anni, è nata nel 1977, sin dall'inizio si è posizionata in una fascia alta di mercato, ma in realtà il nostro stile non è solo quello di lavorare in immobili di lusso, ma è di lavorare nei confronti dei clienti con uno stile e una qualità molto elevata. Quindi cerchiamo di offrire al cliente, sia che possa vendere una casa da milioni di euro, ma una casa da 300-400 mila euro, un servizio qualitativo elevato. Quindi è proprio la qualità del servizio che noi vogliamo erogare ai nostri clienti che ha uno standard molto elevato. Quindi prima di vendere case volete vendere il servizio di intermediazione. Beh, riteniamo che oggi sia fondamentale, cioè mai perdere di vista quello che è il servizio verso il cliente. Insomma, certo. Il cliente tecnicamente sceglie un professionista per la qualità del servizio. Noi sappiamo che mensilmente diciamo che organizzate degli open day di reclutamento proprio in questa sede. Qual è il prossimo evento che vogliamo, diciamo così, sponsorizzare per fare in modo che tanti agenti immobiliari invino il loro curriculum? Allora, noi siamo ogni giorno alla ricerca di nuove persone, di nuove risorse. Non voglio usare la parola reclutamento perché mi sembra un po' uno stile militaresco. Esatto, non mi piace. Noi cerchiamo esseri umani, persone come dicevo prima appassionate nel fare le cose, e quindi siamo costantemente alla ricerca di incontrare risorse umane.
Creiamo degli eventi periodici, ogni mese ne abbiamo uno, il prossimo sarà il 15 di giugno, sarà qui presso la nostra sede in corso Vittorio Emanuele al 282 a Roma, dove alle 18.30 dove invitiamo dei candidati in una serata, in un pomeriggio, dove spiegheremo quello che è l'opportunità di collaborare all'interno di Angelflickers. Faremo visitare la nostra struttura e poi insieme avremo un aperitivo. Quindi senza pagare biglietto. Assolutamente. Okay, no, anzi, la struttura è talmente bella, voglio dire, che si presterebbe anche a quello. Assolutamente, anzi mi hai dato un là per dire che all'interno di Angelflickers, nel Metropolitan Market Center, noi non utilizziamo nessun modello di studio associato, ma lavoriamo, i nostri agenti sono sì liberi professionisti, perché questa è una condizione fondamentale, ma non investono denaro per poter lavorare all'interno, nonostante tutto possano raggiungere piani provvigionali fino al 75% del loro fatturato. Quindi siamo riusciti a creare un modello che permette ai nostri agenti di guadagnare molto, di raggiungere piani provvigionali molto alti, ma senza dover investire soldi. Non hanno costi fissi? Assolutamente no. Questa è una novità, non una novità, un punto distintivo. È un punto distintivo, è qualcosa di diverso che sul mercato forse mancava. Sul mercato in effetti abbiamo strutture dove magari danno poco ai propri agenti perché la maggior parte rimane incamerata alla struttura, o strutture che danno molto ma occorre partecipare nei costi di gestione, e mancava forse quel punto centrale di mezzo, che era una struttura che potesse creare un modello senza caricare costi all'agente immobiliare ma dando comunque un ritorno economico molto alto. Aggiungo una cosa molto importante: noi, che sulla formazione per noi è una condizione fondamentale, quindi creiamo corsi di formazione tutte le settimane a 360 gradi, quindi sia sulla vendita e quant'altro, offriamo a tutte le persone che entrano all'interno del Metropolitan Market Center, anticipando noi il pagamento del corso del patentino, proprio perché vogliamo lavorare in una direzione qualitativa, anche nel rispetto ovviamente delle normative. Quindi il corso del patentino, abbiamo fatto un accordo con Confcommercio, siamo noi a Confcommercio che ovviamente ci eroga i corsi di formazione, ma lo anticipiamo noi come costo proprio per non caricare i nostri operatori di nessun tipo di costo. Beh, questo è sicuramente incentivante. Assolutamente. Allora, oggi Marco stai cercando degli agenti immobiliari, no? Quindi diciamo che sei tu che poi esaminerai, diciamo, queste candidature, tu e il tuo staff. Sì. Ti faccio una domanda un po' personale invece: e tu com'è che sei entrato in questa azienda? Allora, io vivo in effetti nel mondo immobiliare da sempre, anche perché faccio questo mestiere da 33 anni, ma in realtà in famiglia mio nonno aveva un'agenzia immobiliare, mio padre uguale, quindi in realtà... Sì, terza generazione. Bravissimo, quindi, ho sentito parlare di case di mattoni da sempre. Ho conosciuto Angelflickers nel 2011, sono stato contattato da una società per il quale Angelflickers in quel momento voleva lanciare in maniera importante lo sviluppo della rete franchising, e quindi sono entrato in Angelflickers come responsabile del franchising. Poi col seguirsi, come dicevo prima, è partito nel 2013 il progetto del Metropolitan. Il primo è stato Barcellona, seguito da Madrid e New York. Angelflickers ha deciso di far partire il Metropolitan anche in Italia, considerando che questa è una struttura diretta di proprietà di casa madre che interagisce in maniera assolutamente naturale con tutta la rete in franchising, ma dove ovviamente gli investimenti sono stati importanti direttamente da casa madre, e quindi mi hanno chiesto di spostarmi, di trasferirmi da Milano a Roma per gestire un bel salto. Un bel salto, è una città stupenda Roma, quindi non ho colto in pochi minuti questa opportunità, ma soprattutto era per me un'esperienza nuova dopo tanti anni di sviluppo di rete in franchising, potermi mettere a confronto con la gestione un'azienda. Punto, è un punto diretto. È un punto assolutamente diretto, la proprietà è al 100% di casa madre. Senti, ma com'è il rapporto con l'azionista tedesco? Sono così inquadrati, così rigidi come si dice? No, assolutamente. Sono umanissimi, sono persone... Io ho contatti direttamente con il board, rispondo direttamente al board di Amburgo, è un rapporto molto fluido, molto naturale, ovviamente ci accomuna la lingua inglese, che è la lingua di dialogo,
Devo dire che sono persone che danno molto supporto alla struttura. Tutto questo, insomma, si è potuto realizzare grazie a un grosso background dell'azienda, certo. Per il quale è decisamente semplice lavorare con loro. Bene. Questi ormai quasi 5 anni che sono con loro, devo dire che tutto è andato in maniera molto naturale. Mi pare che, peraltro, anche il network in franchising stia andando molto bene. Hai qualche numero fresco da comunicarci? Assolutamente sì. Io, come dicevo prima, ho gestito la parte del franchising dal 2012 al 2014. Poi ho, col trasferimento mio a Roma e non potendo ovviamente seguire due dipartimenti così importanti, ho lasciato la parte del franchising. È entrato a seguire il franchising una persona a me molto cara, perché avevamo già lavorato, diciamo, in altri ambienti possiamo prima. Possiamo salutare Alberto Cogliati, amico Alberto, che salutiamo. Alberto, sì. Cogliati. Che ha assolutamente portato avanti quello con lo sviluppo, con successo, considerando che oggi Engel Ferkes ha 45 negozi aperti sul territorio italiano, con oltre 60 contratti sottoscritti, quindi altri 15 in fase di apertura. Nonostante tutto il Metropolitan sia in realtà una struttura diretta, noi interagiamo in maniera assolutamente, come dicevo prima, fluida e naturale con qualsiasi altro affiliato franchising. Quindi noi abbiamo una nostra area di competenza, collaboriamo in maniera normale con qualsiasi altro shop, sia italiano che straniero, anche perché penso che uno dei grossissimi valori di Engel Ferkes sia proprio quello di sfruttare la rete internazionale. Insomma, certo, noi siamo sì. Veramente una rete internazionale. Ma aggiungo un piccolo dettaglio: siamo forse l'unica vera rete internazionale con questo DNA europeo, quindi con nord europeo, dove la maggior parte dei clienti interessati ad acquistare in Italia arrivano dal nord Europa. Certo. Consideriamo che i dati statistici ci dicono che su 10 stranieri che comprano in Italia, 7 sono nord europei, e di questi 7, 4 sono tedeschi. Beh, insomma, penso che il nostro network sia sicuramente quello che ha il maggior appeal nel mercato italiano. Numeri incoraggianti, quindi non svegliamo altro. Assolutamente. Chiediamo quindi agli agenti immobiliari interessati, quindi, a fare questo salto di qualità, ad inviare il loro curriculum vitae all'indirizzo che apparirà in sovraimpressione. Ricordiamo quindi la data del prossimo evento, che è quella di giugno, del giorno 15 giugno, ore 18:30, corso Vittorio Emanuele 284, ma agenti immobiliari, ma anche tante persone che hanno voglia di intraprendere una nuova esperienza di vita e di lasciarsi guidare in una nuova esperienza. Ma io sono sicuro che farete il pieno anche questa volta. Grazie mille. Grazie mille Marco, quindi, per l'ospitalità, per questa chiacchierata stupenda. Un saluto quindi a tutti voi da Gerardo e da Marco per ETV. A presto. Arrivederci.